Ora vediamo le trasformazioni di energia. All'inizio, nel punto A, il carrello ha un po' di energia potenziale gravitazionale, 0,98 joule, e la molla ha energia accumulata in forma elastica, 1,98 joule. Tra A e B, la molla si libera di questa energia e la cede in tre forme diverse. Infatti, 1,32 joule di questi 1,98 vanno a dare energia cinetica al blocco, che infatti nel punto B ha velocità. Addirittura alla massima velocità. In parte questo 1,98 joule di energia elastica serve a dare al blocco un po' di altezza perché il blocco sale verso l'alto. In particolare sono 0,49 i joule che vanno in energia potenziale gravitazionale. Infatti da 0,98 a 1,47 c'è stato un aumento di 0,49 joule. Se andiamo a sommare 1,32 joule acquistati di energia cinetica più 0,49 joule acquistati di energia gravitazionale dal carrello, troviamo 1,81 joule. Però la molla ne ha persi, ne ha distribuiti 1,98 joule. Quindi mancano all'appello ancora 0,17 joule, 1,98 meno 1,81. Questi 0,17 joule sono quelli bruciati in calore dall'attrito che agisce tra A e B. Quindi riassumendo, l'energia elastica della molla accumulata in A, 1,98 joule, vanno in energia cinetica del carrello 1,32 joule, in aumento di energia gravitazionale del carrello 0,49 joule e in calore 0,17 joule. Sono questi che vanno in calore, 0,17 joule. Infatti, se andiamo a fare il calcolo totale, ritroviamo la somma di queste tre quantità di energia, 1,98 joule, che era l'energia elastica accumulata dalla molla in A. Ora siamo in B, il carrello ha energia cinetica, il massimo valore, ha energia gravitazionale e da questo momento il carrello sale verso C, perde energia cinetica, rallenta, infatti in C si fermerà, quindi perde 1,32 joule di energia cinetica tra B e C. Questi 1,32 joule in gran parte vanno in energia gravitazionale perché il carrello sale di quota e sono 0,98 i joule che vanno in aumento di energia gravitazionale perché l'energia gravitazionale sale da 1,47 a 2,45, quindi la differenza è 0,98 joule. Dunque, 1,32 joule, una parte vanno in energia gravitazionale, 0,98 joule, ma il resto, quello che manca, cioè 0,34 joule, cioè la differenza fra 1,32 e 0,98, vanno di nuovo in calore, per colpa dell'attrito che agisce tra B e C. Infatti, la differenza 0,34 joule l'avevamo calcolata prima, è il lavoro dell'attrito. Quindi, riassumendo anche questa seconda fase da B a C, 1,32 joule di energia cinetica si perdono, 0,34 joule vanno in calore e il resto, 0,98 joule, vanno ad aumentare l'energia gravitazionale del carrello.